normalmente i trattamenti corpo, le richieste più frequenti sono quelle in riferimento agli accumuli adiposi a livello delle culotte di cheval, a livello dei fianchi e soprattutto a livello della pancia e anche al rilassamento con delle braccia per persone che superano una certa età. Il paziente, a mio avviso, non ha il concetto della cellulite o dell'adiposità ben presente. Vi è proprio una tendenza a criminalizzare il tessuto adiposo e quindi sempre diete molto drastiche che vanno contro quello che è il concetto di benessere e di estetica di un corpo. Con questo voglio dire che non sempre una percentuale di grasso molto bassa in un corpo è sintomo di bellezza e di miglioramento di quelli che sono gli inestetismi che ognuno evidenzia. Perdere molto tessuto adiposo significa perdere sicuramente volume nel seno, perdere volume in un viso, perdere volume in un gluteo e quindi accentuare tutti quelli che sono gli inestetismi di un corpo. Quindi il grasso va preservato, il grasso va aiutato soprattutto in quella che è la componente edematosa del grasso. Le donne tendono ad accumulare acqua. Quindi un conto è avere un tessuto adiposo sano, un conto invece è avere un tessuto adiposo ripieno di liquidi. Quando una donna ha quella che viene definita buccia d'arancio, da un punto di vista medico, cos'è quella buccia d'arancio? Quella non è altro che una retrazione fibrosa di un setto che dalla cute, giunge fino agli strati più profondi. Quindi una perdita di volume non fa altro che evidenziare ancora di più questo rilassamento. Il medico che affronta questo problema deve necessariamente effettuare quella che è la diagnosi. Quindi se stiamo parlando di una adiposità generalizzata, se stiamo parlando di adiposità localizzate, e in quel caso la liposuzione era la terapia principe per rimuovere questi accumuli adiposi. In chi non volesse effettuare la liposuzione, oggi c'è la possibilità di poter effettuare una liposuzione dall'esterno con una nuova tecnologia, che è la criolipolisi, che con dei manipoli idonei per ogni zona, con il controllo di quella che è la temperatura, perché è importante che la criolipolisi segua un processo di una temperatura costante, che si mantenga costante per tutto il tempo a livello del tessuto adiposo, perché una riduzione di questa temperatura non creerebbe quello che è l'effetto ottenuto sulle cellule adipose. Una temperatura molto più bassa potrebbe addirittura determinare anche un'ustione della cute. Quindi la tecnologia, quindi l'alta tecnologia della metodica criolipolisi è un elemento importante di sicurezza e di affidabilità della metodica. Quando invece abbiamo un problema legato alla retrazione dei setti fibrosi sottocutanei, in quel caso abbiamo la tecnica nuova, innovativa della subincision che permette, attraverso un device studiato nei minimi dettagli, quindi dalla localizzazione del setto all'infiltrazione dell'aria da trattare, quindi con un anestetico locale, e con l'incisione di questo micro bisturino che in maniera settoriale, quasi come se fosse una piccola sonda, intercetta il setto e lo recide ad una distanza di 4, dai 4 ai 6 mm dalla superficie cutanea, quindi liberando il setto e liberando questa retrazione in maniera definitiva. È una nuova tecnologia che dà dei bellissimi risultati in un inestetismo della cellulite o della panniculopatia edematofibrosclerotica che fino ad ora non era stato affrontato in nessun modo. Il consiglio che do a chi ha dei problemi legati al tessuto adiposo, sia per eccesso sia per delle retrazioni cicatriziali, di affidarsi a competenze mediche che si interessino del corpo e che investino in quelle che sono le tecnologie che diano delle garanzie scientifiche per quanto riguarda il loro utilizzo e applicazione in campo medico.